Eccoci qua, signor Massimo. Questo è proprio un argomento bello caldo, proprio lo gusterò. Giusto, Massi, tre esercizi di fantasia e improvvisazione. Esatto, esatto, perché molte persone, insomma, ricordo bene durante i corsi, eccetera, hanno sempre difficoltà, no, a inventare contenuti nuovi, eccetera. Ho detto, ciao, visto che sta avvicinando il Natale, siamo tutti più buoni, eccetera, diamo qualcosa di bello ghiotto a questi scoiattolini, come li chiami, che sono tutti lì pronti a rodere un po' della nostra conoscenza. Pertanto ho pensato di portare questo tema bello caldo. Okay. Allora, primo esercizio, in realtà è un esercizio che serve in ogni ambito per ogni ambito della vita, perché è un esercizio essenzialmente è meditazione e respirazione. Può sembrare assurdo, ma questo aiuta veramente tanto. Perché? Perché una delle prime cause che incombe nel momento in cui una persona magari entra in un set è che a un certo punto si fa sopraffare dalle emozioni, ok? Quindi magari, non so, l'ansia, il paura del giudizio, eccetera, cosa succede? Succede che prendo il sopravvento e naturalmente, cioè, tu, la tua mente è totalmente obnubilata da questa roba, ok? Quindi scompare qualsiasi tipo di contenuto. Quindi prendere l'abitudine a fare la meditazione la mattina, magari subito appena svegli o comunque la sera prima di addormentarsi, eccetera, è un'ottima abitudine per controllare le emozioni, ok? Facile. Ci sono un miliardo di video su YouTube, ci sono tante applicazioni, io ad esempio ne uso una che è fantastica, che però è in inglese, si chiama Headspace, ed è stupenda perché ti permette anche di mantenere, diciamo, tutto il record di quello che fai, essenzialmente, e quindi è una delle... Com'è? La paghi l'applicazione, Massi? Sì, sì, la pago, ma comunque sia un costo abbastanza contenuto perché sei nell'ordine delle 70 euro l'anno, mi pare, per cui è una cosa abbastanza abbordabile ed è fatta molto bene perché è continuamente aggiornata con nuovi percorsi anche mirati e incentrati su diverse tecniche di meditazione, in modo tale che tu possa trovare quella più adatta a te. And come si chiama? Headspace. Quindi testa e spazio, tutto attaccato, ok? È in inglese, se uno magari vuole invece virare su qualcosa di italiano, c'è anche Calm, che se non sbaglio c'è anche la versione in italiano, per chi non sa l'inglese, ovviamente. Quindi questo è l'esercizio 1 che consiglio per tutti, ok? Poi un pochettino più specifico del nostro ambito è il seguente, che è un esercizio che ti fa capire essenzialmente che cosa significa quando, no, quando sei nel flusso e non pensi più, no? Ed una di quelle cose che io do da fare sempre come esercizio anche durante i corsi, che è essenzialmente questo, ossia prendi un foglio di Word davanti al computer bianco, ok, e cominci a digitare i tasti e a scrivere quello che ti viene in mente, ok? Non c'è punteggiatura, non c'è errori che devi correggere, non c'è nulla, non c'è, deve essere un senso, non ci deve essere nulla. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo dell'esercizio, l'unica consegna dell'esercizio, è solo soltanto il fatto di udire il dolce battere dei tasti per una ventina di minuti consecutivi, ok? Anche mezz'ora se uno si diverte, ovviamente. Per essere continuativi nello scrivere. Continuativi, proprio solo udire i tasti che vengono battuti, che è veramente uno diciamo, dei rumori, chiamiamolo così, dei suoni più orgasmici da quello che dal mio punto di vista Assolutamente. Ma se mi escono cose senza senso, va bene lo stesso? esistono. Va bene lo stesso, non è importante che abbia logico, anche perché vi accorgerete che poi il senso arriverà da solo, ok? Cioè l'obiettivo dell'esercizio qual è? È essenzialmente capire nel momento in cui c'è il click tra penso a quello che scrivo e quello che scrivo viene da dentro di me ed è quasi un automatismo. Quello è il flow, quello è il flusso, il famoso stream of consciousness dei vari James Joyce o dei scrittori inglesi di quell'epoca, ok? Non so se hai mai letto The Dubliner, che è straordinario, o Ulysses, ok? Quindi sono quei scrittori che, vabbè, tipo in italiano, non so, Svevo, ok? La coscienza di Zeno, ecco, quello è il flusso di coscienza che viene fuori. Sono libri straordinari che ti
insomma ti insegnano a fare questa roba qua, okay? Ed è veramente un esercizio potentissimo che trovo davvero per andare a capire che cosa significa entrare nel flusso. Ovviamente questa cosa qua si inizia a fare scritta per avere un pochettino più di base, di tempo, che è anche per allenarsi un pochettino più con tempistiche un po' più lunghe, per poi passare all'improvvisazione. Infatti arriviamo nel terzo esercizio, che è quello che io preferisco in assoluto, ossia prendere un oggetto di uso comune, ok, qualsiasi, e costruirci sopra una storia, ok? Improvvisando per almeno 5 minuti, d'accordo? Non so, prendi, non so, il tavolo, cose di uso comune, suggerimento, lo personifichi, cioè rendi il tavolo come se fosse una persona che è ricca di emozioni, esattamente come un uomo, ok? E ci costruisci intorno una storia improvvisata, d'accordo? In modo tale che, ovviamente devi parlare per 8 minuti, in modo tale che, diciamo, abitui te stesso a continuare a produrre contenuti e ad allenare quella parte di creatività che molte volte, insomma, quando cresciamo mettiamo nel cassetto e prende un chilo di polvere, no? La voglia. Ed è una cosa, secondo me, straordinaria. Mi piacerebbe fare un esempio, ma poi andrebbe veramente troppo lungo e credo No, tanto, che. sono ottimi consigli. Io consiglio anche alcuni libri proprio di improvvisazione teatrale con esercizi pratici, trovate su Amazon, basta scrivere esercizi di improvvisazione teatrale fantasia, vi escono poi più famosi, li ho, sono molto molto buoni. Grande, Massi, veramente Assolutamente. ottimo. Alla prossima.